arriviamo a Corinaldo e ci sistemiamo subito sul primo grande parcheggio che troviamo sulla sinistra, poco prima delle mura di cinta. Adagiato sulle verdi colline marchigiane sulle rive del fiume Nevola, il centro medievale di Corinaldo è annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Ma la bellezza della città non è l'unica sua attrattiva. Troveremo in seguito altri importanti elementi di grande richiamo. Ma ci accorgiamo solamente più tardi che qui sotto c'è una bellissima area di sosta attrezzata. D'altra parte al momento è al completo e non c'è posto per i nostri tre camper. Così restiamo dove siamo. Ma state qui che dopo andiamo a vedere meglio com'è fatta quest'area sosta. Dal parcheggio, con pochi passi in salita, arriviamo all'ingresso del borgo, cinto da possenti mura lunghe quasi un chilometro. Qui ci accorgiamo subito che in città è in corso una festa molto particolare, la Festa dei Folli. Entriamo nel borgo dalla magnifica porta Santa Maria del Mercato, in ottimo stato di conservazione. Qui troviamo il banco che per questa edizione della Festa dei Folli organizza il gioco del TSO, Trova, Scopri, Osserva. Appena superata la porta, ecco subito comparire la famosa scalinata della piaggia. A metà percorso si trova la ricostruzione di un antico pozzo, noto come Pozzo della Polenta. Il nome deriva dalla leggenda secondo la quale un uomo, mentre saliva la scalinata con un pesante sacco di farina sulle spalle, si fermò esausto per riposare, appoggiando il sacco sul bordo, ma inavvertitamente lo fece cadere e per recuperarlo decise di scendere nel pozzo. Le donne del paese, non vedendolo più tornare, iniziarono a dire che l'uomo stava mangiando la polenta, data dal mais che si era mescolato con l'acqua. Il fascino di questa scalinata va ricercato nell'insieme composto dai gradini, dal pozzo e dalle case laterali. L'impegno per risalire i 109 gradini è ripagato dalle suggestioni che si rivelano ad ogni passo. Come arriviamo in cima alla scalinata, incontriamo il palombaro matto che gira per le strette vie seminando ovunque bolle di sapone. Ed ecco un altro fantastico incontro, il giostraio in bicicletta, con la sua giostra ecologica a pedali. Un vero spasso per i bambini, compresi i più piccoli come il nostro Davide, ma tanta ammirazione da parte nostra per l'ingegno e il suo impegno. Pollicioni! Saliamo ancora tra i vicoli ricchi di suggestivi scorci finché arriviamo alla chiesa di Sant'Agostino, facilmente individuabile anche da lontano per lo svettare del campanile sopra i tetti di Corinaldo. La chiesa è ora famosa come Santuario di Santa Maria Goretti. Maria Goretti è venerata come santa e martire della Chiesa Cattolica dal 24 giugno 1950. Maria nacque qui a Corinaldo il 16 ottobre 1890, ma a causa della grande miseria in cui versava, nel 1897 la sua famiglia si trasferì nella campagna romana per cercare lavoro. Lì i Goretti dovettero coabitare con i Serenelli, il padre e il figlio Alessandro. Quando Maria aveva 12 anni, Alessandro, ventenne, insisteva con alcuni approcci con lei, che però Maria ha sempre rifiutato, finché il 5 luglio 1902, di fronte all'ennesimo rifiuto di Maria, Alessandro la colpì ripetutamente con un punteruolo. Maria morì il giorno seguente, non prima di aver detto a sua mamma: «Per amore di Gesù lo perdono,
voglio che venga con me in paradiso. Alessandro fu arrestato e passò 27 anni in carcere, ma quando tornò in libertà volle incontrare la mamma di Maria ed anche lei lo perdonò. Proprio il perdono del suo assassino, assieme alla strenua difesa della virtù, portarono Maria Goretti ad essere proclamata santa il 24 giugno 1950 alla presenza della sua mamma. Nell'altare centrale in marmo bianco di Carrara, vicino ad una scultura lignea della santa, è posizionata un'urna in argento contenente l'osso del braccio di Maria Goretti, braccio con il quale la martire tentò di difendersi dal suo aggressore. Usciti dal santuario, riprendiamo il nostro giro fino alla bella piazza Il Terreno, dove un clown intrattiene ancora i bambini. Da qui scendiamo con un giro tortuoso lungo strette vie e lunghe gradinate. Ci fermiamo per cena allo stand gastronomico allestito in occasione della festa dei matti. Il mattino seguente andiamo in perlustrazione dell'area sosta camper che si apre a pochi passi sotto al nostro parcheggio. L'area, ben segnalata in posizione panoramica e comoda, è completamente gratuita, con la durata massima della sosta di 48 ore. Le ampie piazzole sono ombreggiate, ma in leggera pendenza. È disponibile sempre gratuitamente l'allaccio alla corrente elettrica. Poi troviamo in posizione appartata lo scarico delle acque grigie e nere e due colonnine per il carico dell'acqua potabile. Non mancano i cassonetti per la raccolta differenziata. Il tutto allietato da un terrazzo panoramico con barbecue, tavoli e panche, in mezzo al verde e a tanta pace, ma con una splendida vista sulla vallata e sul magnifico profilo del borgo antico. Insomma, impossibile chiedere di meglio. Complimenti e grazie a Corinaldo. Ragazzi, io sto facendo del mio meglio per darvi dei video utili e interessanti. In cambio vi chiedo soltanto un bel like e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. È facile, è gratis e si può anche cambiare idea. Cosa aspettate? Io, quando trovo un video che mi piace, mi iscrivo subito al canale come segno di riconoscenza. È il minimo che posso fare.
Ritorniamo ad immergerci nel fascino del borgo, ma questa volta, subito dopo l'accesso dalla porta di Santa Maria del Mercato, non prendiamo la scalinata, restiamo invece sulla sinistra, dove si apre un percorso che segue il perimetro delle mura. Poco dopo incontriamo la finta casa di un simpatico personaggio, Gaetano, detto Scuretto. Era il ciabattino di Corinaldo con il vizio del vino, per cui spendeva tutti i soldi che il figlio gli mandava dall'America, convinto che li usasse per costruire una bella casa dove si sarebbe sistemato al suo rientro. Insospettito dalla reticenza del padre, chiese una foto della casa e a quel punto, messo alle strette, Scuretto fece costruire solamente una facciata. Si fece fare una fotografia affacciata alla finestra e la mandò al figlio, che però non cade nel tranello, e da quel momento smise di inviargli i soldi. Il povero Scuretto lasciò la sua casa incompiuta, che però oggi è diventata uno dei simboli della città di Corinaldo. Poco più su, il percorso lungo le mura si interrompe a causa dei lavori di restauro e noi, seguendo il suono della banda, ci portiamo sulla strada principale. Tra poco inizierà The Crazy Run, si entra nel pieno della festa dei folli con una corsa non competitiva durante la quale imperversa il lancio di polveri colorate. Un'esplosione di allegria e colori che sfolgorano lungo un percorso di 5,5 km attorno al perimetro delle famose mura rinascimentali di Corinaldo. Ma noi siamo stati ancora più folli. Ce ne siamo andati prima che la corsa incominciasse, per evitare di ritrovarci in mezzo alla ressa e poi bloccati dal traffico in autostrada sulla via del ritorno.